Un po' troppo attendista questo Pescara? Attendista direi un po' troppo timoroso forse. Sicuramente non è la partita che avevamo preparato, specialmente all'inizio, nel primo tempo. Abbiamo subito un po' troppo, ma più che subito nemmeno tanto, perché loro non hanno creato grandi occasioni, è che noi eravamo contratti nella gestione della palla. Nemmeno il Pescara però. Sto arrivando proprio a questo. Riconquistavamo la palla dove volevamo riconquistarla, però poi nella gestione eravamo sempre molto, molto frenetici, molto troppo veloci nel voler andare in verticale. Spesso sbagliavamo l'appoggio, spesso sbagliavamo il passaggio in profondità. Ci voleva molta più gestione e quindi siamo andati un pochettino a fasi alterne dove abbiamo trovato qualche folata, qualche specialmente da parte di Matteo, di Politano, però devo dire che siamo stati, come ho detto prima, troppo timorosi, anche troppo perdevamo palla in maniera troppo veloce, ecco, e la squadra non aveva tempo di alzarsi e queste verticalizzazioni erano veramente eccessive. E dopo ci sono stati questi episodi che secondo me comunque hanno condizionato l'andamento della gara. Ne vuole parlare dell'espulsione? No, ma non sto parlando solo di episodi, anche il primo gol è una situazione individuale che dobbiamo lavorarci, perché insomma non c'erano i presupposti per subire una rete in questa maniera, perché eravamo messi bene, eravamo schierati, insomma.